Con questo accordo siglato, Malpensa riparte dalle merci? Malpensa è, nel traffico aereo delle merci, uno dei porti d'ingresso, dei punti d'ingresso più importanti. La Lombardia rappresenta il 69% di tutte le merci in entrata e in uscita per via aerea d'Italia. E quindi facilitare la vita a chi opera nelle merci su Malpensa attraverso lo scambio di informazioni è una cosa giusta. Oggi abbiamo firmato questo protocollo che ha come scopo questo, quello di far diventare Malpensa la smart city delle merci, la smart city del cargo, perché gli operatori, la società che gestisce Malpensa, i vettori abbiano le informazioni sufficienti nei tempi giusti che consentano di ridurre i tempi appunto e di abbattere i costi, a tutto vantaggio dell'efficienza del sistema cargo Malpensa, che poi è gran parte del sistema cargo della Lombardia. Per quanto riguarda i passeggeri invece, missione abbandonata? No, qui stiamo parlando delle merci, il protocollo è sulle merci. Le merci sono una componente fondamentale del traffico di Malpensa, i passeggeri sono un'altra cosa, nessuna missione abbandonata, ma qui c'era un problema relativo allo scambio di informazioni sulle merci per i tempi che ha, che non è il problema che c'è per i passeggeri. Nelle merci si misura anche la ripresa dell'economia, come ha sottolineato il presidente Modiani. Sì, noi speriamo che ci sia presto una ripresa, ovviamente, in tutti i settori, e abbiamo lavorato perché quando la ripresa arriverà Malpensa sia pronta in termini di efficienza, e questo protocollo mette attorno al tavolo tutti i soggetti interessati con la regia della regione, garantendo l'autonomia, ovviamente l'operatività da parte di tutti i soggetti, ognuno deve fare quello che fa, e noi però abbiamo favorito l'incontro delle varie esigenze e favorito la soluzione che oggi è contenuta nel protocollo. Un progetto ambizioso, un progetto impegnativo, dovrà essere attuato entro gennaio del 2015 in tempo per Expo, ma mi pare che tutti i soggetti che erano attorno a questo tavolo siano entusiasti di questa iniziativa. Quindi una buona notizia per la Lombardia prima di tutto e poi per il sistema aeroportuale italiano.